Sono Flavia Marzano, presidente dell'Associazione Stati Generali dell'Innovazione. Se parliamo di città pensiamo alla pubblica amministrazione locale, se parliamo alla pubblica amministrazione locale troppo spesso è autoreferenziale e molto spesso non ascolta davvero quello che i cittadini dicono. E non dico che lo dicano solo su Twitter, ma lo dicono attraversando un'aiola anziché facendole il giro intorno, è un segnale, vogliono un cammino lì. I cittadini parlano alla pubblica amministrazione e le pubbliche amministrazioni dovrebbero imparare ad ascoltarle di più, questo è il primissimo passo. Le app sono uno strumento evidente che utilizziamo per qualunque altra cosa, non vedo perché non dovremmo poterle usare come per esempio a Pisa per un parcheggio. Io arrivo in un parcheggio, mi georeferenzia, sa esattamente se sono a tariffa X o Y e posso pagare grazie al mio cellulare che viene georeferenziato. È un esempio stupido, ma trovare su una mappa per un turista l'ufficio postale più vicino o il pronto soccorso più vicino, perché ci sono problemi anche di questo tipo, segnalare in maniera semplice con una foto mandandola all'ufficio lavori pubblici perché c'è un lampione guasto. Ci sono centinaia di idee, credo che basterebbe lasciare aprire la stura alla creatività dei giovani nelle città, potrebbe fare un contest, un sindaco dicendo ditemi quali sono le 100 cose che secondo voi sono più importanti da fare e che le tecnologie potrebbero aiutarci a fare bene. Questo potrebbe essere un modo di farlo.